Ciao a tutti, amori miei, ben ritrovati come sempre nella mia cucina da piccoletta piccoletta, ma piena d'amore. Oggi risotto alla pescatora. Che devo dire di più? Andiamolo a fare alla mia maniera, come lo faccio io a casa, vedrete che poi direte non l'ho mai mangiato così al ristorante. Grazie, perché al ristorante c'ero io. Ok, padella sul fuoco, olio extravergine di oliva. Abbondante come potete vedere. Adesso l'aglio e andiamo a soffriggere con molta calma. Quando inizia a soffriggere l'aglio, mettiamo il pesce. Mettiamo un pizzico di sale, non tantissimo, perché poi andremo a cucinare tutto con il brodo. Metto anche un peperoncino dentro, spezzato a metà. Dopo un minuto vado a mettere un po' di prezzemolo fresco. Per questa ricetta qui io non uso vino perché piace così, mi è sempre piaciuto farlo così. Già da adesso andiamo a mettere il nostro riso. Per due porzioni ho messo 4 manciate di riso. Fatelo tostare bene bene, una bella soffritta così solo con il pesce. Per questa ricetta io ho usato calamari, gamberoni, cozze, vongole, ma è un risotto alla pescatora, voi potete mettere tutto quello che volete. Più tardi aggiungerò anche degli scampi. Prima di mettere il brodo, io vado a mettere un po' di zafferano e quindi richiamerò un po' la ricetta classica della paella dove si usa lo zafferano, appunto. Potete usare quello in polvere come faccio io, altrimenti quello fresco, che ogni tanto lo uso anch'io, però costa un botto. Dopodiché metto un po' di paprika dolce che ci sta benissimo. Ragazzi, questi sapori, lo zafferano, la paprika insieme, danno un risultato davvero da 5 stelle. Provatelo e fatelo, non mi deludete, per favore. Adesso andiamo a mettere il brodo di pesce. Copriamo tutto quanto in superficie di almeno 1 cm, così. Una volta messo il brodo e coperto tutto il pesce e il riso, lo dobbiamo semplicemente far cucinare e far evaporare tutto il brodo. Quando il brodo sarà evaporato, il risotto sarà pronto. L'unica cosa che dovete fare ogni tanto è smuoverlo così e basta, poi lo lasciate tranquillamente, non c'è fretta. Ragazzi, io ho detto fiamma gentile, ma non vuol dire a fiamma bassa, quello non lo vogliamo assolutamente. Il riso si deve cucinare e il brodo deve evaporare, quindi facciamo le cose come si devono fare. Usate una bella padella e questo deve essere l'ebollizione. Non lo dico perché è il mio risotto, ma questo è uno dei migliori al mondo. Sono molto molto modesto. Questo è veramente uno dei migliori risotti che potete mangiare. La fiamma medio-alta serve per ottenere il risotto cucinato al momento in cui il brodo, che ha coperto il tutto di 1 cm, sarà evaporato. Quindi è la perfezione. Altrimenti potete fare il solito metodo, cioè stare davanti al risotto per 20 minuti, girare, girare e mettere brodo, girare, girare e mettere brodo. Questo è il metodo più pratico. Dopo 5 minuti il brodo è visibilmente diminuito, se lo muovete, guardate, è perfetto così. Quindi andiamo ad aggiungere i miei scampetti. Uno scampo qui, uno qui, un altro qui e uno qui. Vi sistemate qui e fate i bravi. Altri 5 minuti e mettiamo la scorza del limone. Il limone dà la freschezza perfetta al risotto. Adesso una bella spremutina di mezzo limone, bello succoso, eh? Ah, mamma mia che bellezza! Allora ci siamo, spegniamo il fuoco, aspettiamo 10 minuti prima di servirlo, così che tutto si assesterà e
gli odori si mixeranno benissimo. Assicuratevi che non sia troppo compatto, se lo è mettete un altro goccino di brodo lasciato a parte ovviamente, preparatevi 1,5 litri di brodo e starete sicurissimi. Ragazzi, eccolo qui, il risotto alla pescatora di Simone è strapronto, strabuono, un sapore meravigliosamente estivo tra limone, paprika, zafferano e ovviamente il nostro pescione. Fatelo, fatemi sapere com'è andata e soprattutto condividete. Ragazzi, avete visto? Anche questa ricetta è fatta. Vi ho fatto vedere il metodo più tranquillo, perché tutti quanti dicono: ma è estate, fa caldo, davanti al risotto non mi va di starci, si può fare d'inverno, si può fare d'estate. Mettete la quantità esatta nella padella, andate via e tornate quando tutto è fatto. Il fuoco medio alto, e tutto sarà fatto semplicemente. Questo adesso lo faccio a raffreddare perché fa 1800 gradi, non mi sembra il caso di ustionarmi, vi voglio bene ma non così tanto. Vi do l'appuntamento alla prossima ricetta, condividete, lasciate un commento, mi raccomando non mancate, ciao a tutti! Muah!